Rugiflex. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. A minori non si placano le polemiche in seguito allo spettacolo pirotecnico che si è svolto in occasione della festa di Santa Trofimena. Sulla vicenda è intervenuto anche l'arcivescovo Orazio Soricelli, che in una lettera indirizzata ai fedeli ha rotto il silenzio. La situazione nella quale mi sono trovato è stata veramente surreale, ha spiegato l'arcivescovo Soricelli. Pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione eucaristica, mentre stavo indossando i paramenti sacri, sono venuto a conoscenza della programmazione dei fuochi. Ho chiesto spiegazioni e mi è stato riferito che si trattava di pochi spari, sottolinea l'arcivescovo. Il momento e la circostanza in cui mi trovavo mi hanno impedito di approfondire la questione e di avere tutti gli elementi necessari per poter intervenire. Inoltre mi era stato riferito che l'iniziativa non era stata promossa né dalla parrocchia né dal comune, ma da privati cittadini autorizzati però dalle autorità preposte. Ora, continua Soricelli, avendo raccolto ulteriori elementi, posso affermare che l'episodio, oltre ad essere stato un fatto grave che non doveva verificarsi per tutte le molteplici motivazioni che sono state espresse da tante persone, ha evidenziato una circostanza nella quale è venuto a mancare il dialogo ed il coordinamento tra le varie istituzioni, sia civili che religiose. L'arcivescovo, inoltre, ha espresso il suo disappunto per l'evento che, a suo avviso, si è trasformato in un'occasione di disorientamento, smarrimento e divisione. È auspicabile, prosegue l'arcivescovo, che un attento confronto tra tutti i responsabili, civili e religiosi, porti a comprendere che non si può, in nome della religione o del culto ai santi, non mostrare attenzione, sobrietà e rispetto verso i tanti fratelli che stanno vivendo una situazione difficile e non essere solidali con le tante famiglie che in questi mesi hanno dovuto piangere i loro cari. L'arcivescovo, infine, oltre ad esortare tutti i fedeli a seguire l'esempio dei santi, ponendo attenzione ai poveri e lavorando in favore di chi è in difficoltà e necessita della solidarietà cristiana, ha invitato tutti a riflettere sull'accaduto e per la propria quota di responsabilità con il dovere della vigilanza affinché altri episodi del genere non si verifichino in futuro in nessun'altra comunità parrocchiale dell'arcidiocesi.